La prima domenica di primavera può passare alla storia come una data da ricordare per tutti gli appassionati del subbuteo. Le porte del Foro Italico, la casa dello sport italiano, si sono aperte per accogliere sia gli oltre 80 iscritti alle tre tipologie di torneo di cuori e vita in gioco, sia le centinaia di curiosi che hanno seguito con interesse la manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale Subbuteo di Oves. Noi abbiamo addirittura fissato 4 categorie, al di là di quella dei bambini e al di là di quella del calcio tavolo. Abbiamo fatto 4 premi che consistono in soggiorni per 2 giorni, per 2 persone, in diversi posti d'Italia, e lo abbiamo fatto per 4 categorie, quindi c'è la categoria top, la categoria master, la categoria cadetti e la categoria amatori, cioè quelli un po' più che si avvicinano al subbuteo così di tanto in tanto, ma che hanno avuto tanto piacere a venire qui a giocare e spero a divertirsi. Per un movimento presentato soltanto ad ottobre, l'evento che si è tenuto il 24 marzo all'interno della pancia dello stadio centrale del tennis rappresenta un grande risultato. Come spesso accade, il successo di un gruppo genera invidia, rivalità e gelosie negli altri seguaci del gioco inventato da un ornitologo britannico. Il 27 ottobre ci siamo presentati, abbiamo spiegato quali erano i nostri obiettivi, quali fossero le nostre idee da mettere in campo. Purtroppo qualcuno non è d'accordo con noi e vuole continuare a pensare al proprio orticello, ma va bene anche questo, perché in democrazia si accetta tutto, anche se poi alla fine c'è qualcuno che utilizza la propria personalità per usare dei sistemi dittatoriali, ma a noi questo non ci tocca, perché noi abbiamo l'appoggio del presidente del CONI, Giovanni Malagò. Il presidente del CONI, che segue da vicino e con interesse tutte le attività avviate dal movimento guidato da Mauro Simonazzi, ha inviato una lettera per far sentire la sua vicinanza e per spronare la Lega Nazionale Subbuteo a proseguire la strada intrapresa. Il presidente ha rinnovato gli auguri e l'idea di cercare di fare di questa disciplina un movimento importante, e ci sono vicini, lo dimostra il fatto che stiamo giocando in una cornice fantastica. Il successo di pubblico, il successo, ripeto, dei tanti bambini che sono qui ci fa ben sperare. Abbiamo anche avuto tanti sponsor che si sono voluti affiancare alla Lega Nazionale Subbuteo. Questo significa che probabilmente stiamo seminando bene e la gente ci segue. Con le associazioni affiliate che aumentano e con l'attività promozionale che riesce ad attirare sempre più bambini, il bilancio dei primi 5 mesi di lavoro della Lega Nazionale Subbuteo è in linea con la roadmap tracciata dal presidente Simonazzi. Forse sono proprio in linea con quello che erano le mie aspettative. Sapevo fin dall'inizio che avrei incontrato delle difficoltà che, come ripeto, per alcuni in alcuni casi sono dovute ad interessi personali all'interno di questi circuiti del subbuteo, però io credo che con la passione, con il lavoro, alla fine ne usciremo fuori, e soprattutto con l'appoggio del CONI tramite Lopez riusciremo a superare qualsiasi barriera.